E adesso, ragazzi, ammetto di essere un pochino preoccupato. Ciao a tutti, se vi chiedete come mai la porta che spesso è chiusa oggi è aperta perché c'è un certo impedimento che mi impedisce di chiuderla, ma bando alle ciance, la verità è che sono preoccupato. Come sapete, il mondiale è finito, come sapete, fra meno di 2 settimane riparte la Serie A, quindi ci siamo. Finalmente torniamo a poter commentare il nostro Milan, la nostra amata Serie A. Però io sono un po' preoccupato per le notizie che arrivano dagli infortunati del Milan, perché di pazienza ne abbiamo avuto con gli infortuni, ne abbiamo avuto 2 anni fa, l'anno in cui ci siamo riqualificati in Champions, ne abbiamo avuto l'anno scorso, ne abbiamo avuto quest'anno, anni dove abbiamo avuto costantemente decine, decine, decine di infortuni. La pazienza sta iniziando un po' a scarseggiare. Perché? Che cosa si diceva prima di questa sosta? Sosta, mega sosta infinita per i mondiali in Qatar. Vabbè, adesso il Milan arriva a questa mega pausa con parecchi infortunati, ma la cosa buona è che questa pausa gigante per i mondiali servirà a far riprendere gli infortunati. Quindi Saelemaekers, che è fuori da molto, tornerà a pieno regime, Calabria, che è fuori da molto, tornerà a pieno regime, Maignan, che è fuori da molto, tornerà a pieno regime, e così via. Che cosa abbiamo alla fine di questa pausa finora? Che l'unico che è tornato più in regime è Saelemaekers. Perché se guardiamo gli altri infortunati, allora abbiamo Ibra che continua a dire: ah, io mi alleno, io sto cercando di riprendermi, calma, cautela, bla bla. Però fatto sta che non si ha ancora una data per il suo rientro in campo. Secondo me prima di febbraio, non lo vedremo. Florenzi, che si è fatto male all'inizio del campionato, chi l'ha visto? Si è operato, anche lui si stima che forse a febbraio potrà tornare. E ciao. Bastassero solo loro due, cioè loro due sono una cosa. Sapevamo che ci voleva un po' per farli riprendere. Ma abbiamo Saelemaekers, l'abbiamo detto, per fortuna è tornato. Calabria è un po' che si allena col gruppo, però ancora di fatto in queste amichevole non ha giocato un minuto. Sarà pronto per Salerno? Anche lì ho dei dubbi. Ed è là dove ci manca anche Florenzi, quindi siamo un po' a corto nel ruolo di terzino destro. E poi avevamo Messias, che si era fatto male prima, ha avuto tipo un risentimento muscolare prima dell'ultima partita con la Fiorentina, e tuttora non ha giocato un minuto in queste amichevoli, ancora si sta riprendendo, non si sa bene quale infortunio, deve essere una cosa da niente, passato un mese abbondante, pare che ancora non si sia ripreso. Va bene, adesso è tornato Saelemaekers, però preoccupante il fatto che un risentimento muscolare diventa una roba per cui uno sta fermo più di un mese. Boh, non lo so, e la cosa più preoccupante è Maignan. E di questo volevo parlare. Maignan si è fatto male ormai nel lontano, mi pare, 26 settembre, alla fine di settembre. Doveva stare fuori un mese per un infortunio al polpaccio. Dopo un mese ha avuto una ricaduta, un altro muscolo del polpaccio, e doveva stare fuori un altro mese. Se vi ricordate bene, si diceva prima dei mondiali che Maignan era rimasto molto deluso per il fatto che Didier Deschamps, CT della Francia, non lo aveva convocato per giocare con la Francia ai mondiali. Si diceva che era molto deluso perché appunto lui si sentiva praticamente quasi pronto, quasi recuperato, eppure Deschamps non l'aveva convocato perché diceva che voleva giocatori pronti e secondo Deschamps ancora Maignan non era fisicamente pronto. Quando io ho sentito questa notizia ho detto: ok, allora Maignan è praticamente un passo ormai dal recupero dal poter giocare, vabbè, ce lo coccoleremo qua a Milanello e poi quando tornerà alla Serie A sarà arruolabile. Fatto sta che nelle amichevoli Maignan non ha giocato un minuto, e già questa cosa mi ha un po' preoccupato. E adesso è arrivata la notizia che Maignan ha avuto degli intoppi nel suo recupero, o forse una ricaduta, non si sa, perché 2 giorni che parlano di esami da fare, 2 giorni interi, che parlano di esami da fare al polpaccio di Maignan. Fatto sta che questi esami non si sa, dovevano essere fatti ieri, non sono stati fatti, dovevano essere stati fatti oggi, non sono stati fatti. Perlomeno non è ancora arrivata nessuna notizia dell'esito di questi esami, ma già il fatto che devono essere fatti nuovi esami vuol dire che qualcosa non va. Una ricaduta, la terza, cioè la seconda ricaduta, un intoppo. Comunque non si può sempre assolvere, diciamo, il reparto, dei medici del Milan. Cioè, non è possibile lavorare così. Un portiere che si fa male a un polpaccio, c'è una ricaduta dopo quasi 3 mesi dal suo infortunio, perché, ripeto, era fine settembre. Ancora non si sa quando ritornerà in campo, ancora ricadute, ancora acciacchi.
deve essere stato fatto male qualcosa, anche perché, ripeto, Maignan si diceva deluso per non essere andato a giocare i mondiali in Francia. È un mese dopo l'inizio dei mondiali, i mondiali sono già finiti, lui ancora non è pronto a giocare. Capite? Questo mette molto in cattiva luce lo staff medico del Milan e soprattutto mi mette molta ansia per il ritorno al campionato, perché questo vorrà dire che noi con la Salernitana, il 3-4 gennaio, quando sarà, ci ritroveremo di nuovo per l'ennesima volta a giocare con Tatarusano in porta. Di nuovo con Tatarusano in porta. E io, ragazzi, non ce la faccio più a giocare con quella sedia in porta. Con tutto l'amore che posso avere per il Tata, che l'anno scorso ci ha parato col rigore fondamentale di Lautaro, che si è fatto trovare pronto, eccetera, eccetera. Io non ce la faccio più. Ogni volta che tirano in porta con quella sedia, io ho paura. Perché se non lo colpiscono, non ne prende tante, capito, ragazzi? Abbiamo già pagato Dazio con dei punti persi per dei suoi errori, sia l'anno scorso che quest'anno. E adesso dobbiamo andare avanti così. Chissà per quanto ancora ci dovremo trovare a Tatarusano, se Maignan ha avuto veramente un'altra ricaduta. Io non lo so, voglio sperare per poco, voglio sperare che sia stato un piccolo intoppo e che Maignan magari fra un paio di settimane sia pronto, fra 3 settimane, toh. Però comincio ad avere dei seri dubbi, comincio a preoccuparmi molto questa situazione. Dal momento che il Milan sembra aver bloccato Sportiello per l'anno prossimo, si parla di un possibile anticipo dell'arrivo di Sportiello a Milanello, ma non è facile perché ovviamente Sportiello l'anno prossimo arrivava gratis perché finiva il suo contratto, arrivava a parametro zero, invece quest'anno lo dovresti pagare. Sappiamo che il Milan, quando c'è da pagare, anche se si tratta di un indennizzo di 1-2 milioni, è sempre col braccino. Ricordate, per prendere Giroud, che doveva dare 1 milione, 2 milioni, quant'era, ci ha messo i mesi per sta trattativa. Ricordate per De Ketelaere che si ballava sempre 2-3 milioni, un mese a ballarsi con i 2-3 milioni. Quindi sappiamo che il Milan al milione sta attento. Quindi ho dei seri dubbi che potrà essere anticipato l'arrivo di Sportiello. Senza contare che all'Atalanta può servire, quindi l'Atalanta dovrebbe trovare un altro portiere. Non è che ti dà Sportiello così per far comodo a te, lo devi pagare e loro devono trovare il sostituto. Il Milan non vuole pagare, secondo me, o comunque vuole pagare meno. E quindi solite problematiche con le trattative del Milan. Quindi io temo che purtroppo Sportiello rimarrà all'Atalanta fino a giugno, noi ce lo avremo magari l'anno prossimo perché arriverà a parametro zero, ma quest'anno dovremo fare con Tatarusano e Mirante. Uno di 37 anni che è una sedia e l'altro che ha 40 anni, e non lo so perché l'ho visto in campo giusto in un'amichevole. Ha fatto anche buone cose, ma anche una cappella bella grossa sul rigore di Darwin Núñez che gli ha tirato praticamente addosso e lui se l'è fatta passare non so come sotto il braccio. Quindi non ho molta fiducia nel nostro reparto portieri e chissà per quanto ne avrà Magnan. Così come non ho fiducia nel nostro reparto medico, lo staff medico. E non ho parlato di Origi. Origi è arrivato rotto dal Liverpool, si è sistemato e ha avuto una ricaduta. Si è sistemato, ha giocato qualche partita, adesso doveva giocare le amichevoli, si è rotto pure adesso nella sosta per i mondiali. Anche qui ha avuto un problema, forse muscolare, verranno fatti esami e non si è saputo niente. Però pare scontato che non ci sarà a Salerno. Quindi non è una cosa leggera, perché è una cosa che gli porta via almeno 3 settimane. Non lo so, anche la comunicazione di questi infortuni mi sta facendo un po' innervosire, perché sì, boh, ha avuto forse questo, verranno fatti esami, ma non si sa mai niente di ufficiale. Però i giocatori non tornano mai. Maignan è fuori da 3 mesi, Origi lo vediamo a sprazzi. Florenzi e Ibra chissà quando li rivedremo. Dobbiamo pregare che Giroud non si prenda un raffreddore lì davanti, perché adesso lui torna dal mondiale, è stato spremuto, non so quando potrà giocare, speriamo che non abbia infortuni. Non so, ragazzi, sono preoccupato, principalmente per Maignan, ma in generale per il nostro staff medico che ogni anno sembra non conoscere i limiti a quanto ci deve fare incazzare, sia nel modo di gestire questi infortuni, perché è sotto gli occhi di tutti che qualcosa non va, e sia nella comunicazione, dove le cose non sono mai chiare, infortuni che sembrano da poco e che durano un sacco. Non so, ragazzi, sono preoccupato, fatemi pensare. Scusate. Lapsus. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti qua sotto e mettete like a questo video se siete arrivati fino a qua e nel caso, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!